Adesso iniziano i veri lavori, perché per ora erano indirizzi di benvenuto, e con Cinzia De Giorgio, la nostra conoscenza. Cinzia De Giorgio dov'è? Eccola, che già è venuta qua, già ha fatto relazione qua, quindi è una vecchia conoscenza, che tratterà appunto il tema della fisionomia delle cattedrali. Di Malta, lei, Malta, della St. John's Cathedral Foundation della Valletta. Good morning, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here again in Pisa after quite a few years. And it is with great honor that I thank you all for being here today. When last July, on the 1st and 2nd, the St. John's Co-Cathedral welcomed to Malta for the first time the exchange of experiences and knowledges of various themes on conservation, we were overwhelmed with the enormous interest among experts in the sector. The conference in Malta was organized together with the Opera della Primaziale Pisana. We met in Valletta, a UNESCO city, and the conference attracted participants who presented prominent European cathedrals and religious monuments who came together to discuss the themes concerned, which was the physiognomy of cathedrals and related conservation strategies. The main objective of the conference was to convey museum directors, museum curators, conservators, and academics to share their knowledge, their managerial and conservation skills in the preservation of artifacts through the control of their environment by introducing, wherever possible, microclimate techniques. Together we meet again as the second part of the conference to continue our dialogue on the subject. This two-day conference promotes the exchange of information between both those who conserve and manage the important cathedrals that we represent in question. Because it is only in this manner the various institutions can come together and find out on the best methods, the best tools and technologies that are being used today for the conservation of cathedrals. Our cathedrals are certainly magnificent monuments, especially if they have a leaning tower. They were built as places of worship that can only be appreciated if they are read as the transcendental edifices that they truly are. This is a fundamental premise in my mind, and their conservation can err only because we are so devoted to them. And thus, the care that we offer these cathedrals should conform to their original function. Because without this objective, they simply become containers of works of art. Our key cathedrals are religious monuments. They are a symbol of our Western identity, whose deepest and strongest roots need to be preserved. These buildings were designed to receive worshippers, which is why they were constructed in the first place. But today they are also tourist destinations, attracting people from all over the world, but also creating an impact on the fabrics of our cathedrals that they were not made to sustain. For this reason, I emphasize planned conservation is crucial and needs to be designed to avoid deterioration caused by abrasion. Because very often it is irreversible. And when this happens, we lose not only our heritage,
but we also deny knowledge to future generations. If possible, we must transmit them to future generations and hand them down as we got them from our ancestors, possibly in a much better condition. Our cathedrals were built by our forefathers to honor their faith. Our faith was constructed, and therefore it is transcendent in time. The physiognomy of our cathedrals is influenced by their geography and are all built from the main materials available of that country. Some are built in wood, brick, stone, or marble. Some of them wear their beauty on the exterior. Others hold within them extraordinary works of art. And some of them have the most amazing decorative schemes that coexist in a microclimate that is rarely compatible with the constituent materials of the artifacts. And this is where our challenge begins. Wall paintings falling apart, wall carvings that have sustained incredible damage, wooden sculptures which are degraded with woodworm, textiles, and many, many more. These precious works all react differently according to the environment and the thermohygrometric factors that are characteristics of the various climates in which they exist. They have all been exposed to the elements, rain, sun, wind, and simply the passage of time. Atrophy, the natural deterioration of organic and inorganic substances, happens. It is a phenomena that we have no control over, but it exists and we live with it every day. Keeping wear and tear and deterioration under control is our collective challenge. The challenge of the preservation of collections depends upon knowing how the materials behave and how the environmental influences acting on them can be controlled, to maximize not only the lifespan, but also to create a great chance of survival. It is from conferences such as this that we can meet to get to know each other and know more about our monuments and exchange with all the professionals over here present today that look after them so that we can learn from each other. In the 2 days we had together a few months ago, the debate was ample, and we had the opportunity to hear the themes of plant conservation and appropriate strategies that were tackled in various countries. Naturally, conservation is very difficult and poses challenges because of the changing uses that our cathedrals that we manage face today. Some of them were exclusive religious shrines that now became cultural tourist attractions. How we now handle cult objects that have now become works of art, and this may limit the possibility of the protective climate control forms that we might want to apply. Conservation practices have come a long way, thank God, and developed at such a fast rate within the last 60 years. It is useful to know that even from its earliest roots, the science started with the term restauro preventivo. This was the phrase coined by Cesare Brandi, the forefather of conservation, to which we owe so much. Along with the theory of restoration, the awareness of conservation has developed with the assistance of cutting-edge scientific developments, including microclimate control techniques. Ultraviolet, infrared scanning, microscopy, nanotechnology, and many others that now give curators and conservators the ability to plan conservation methodologies and undertake precise preventative measures. These strategies involve analyzing materials and monitoring environments to develop minimal intervention. Thus, I implore, planned conservation is the system that we should go for to create
not only to create not only a future for our monuments, but also to avoid deterioration. This is the new approach towards planned conservation for the preservation of the physiognomy of our cathedrals. It is a tremendous advancement on the traditional ways of conservation by intervening after the damage has taken place. To achieve this, the institutes responsible for the care of cathedrals and collections must take a marked improvement in the curatorship of their artifacts under their care, shifting from restoration to preventative maintenance and establishing protocols for the future protection of the cathedrals that we are all responsible for. The theme that we'll be exploring in the next 2 days will focus on microclimates for the preservation of the works of art, but also still try to offer some human comfort, because without our worshippers and visitors, our cathedrals will not be living organisms. We will see several cases that studied their subjects and have found innovative interventions in the field of degradation and climate control. I am sure that the outcome of the two meetings will create a real synergy between the participants. This has been my dream for such a long time. The European cathedrals united in a network for the development of research themes aimed to improve the monuments that are under our care. For this possibility, I must thank the Council of the Foundation, especially Monsignor Professor Emmanuel Ajous, for his enthusiasm and constant support. I very sincerely thank Pier Francesco Pacini, the president of the Opera della Primaziale Pisana, and all the organization teams, both in Pisa and in Malta, for their enthusiasm and dedication to make these conferences such a success. But I also would like to thank all the participants that make these conferences a success. It is therefore with a great honor that I declare this conference open. Thank you. Grazie mille. Intervengo io nel mentre che il Presidente è impegnato in foto e interviste, per ringraziare moltissimo Malta, Cinzia e il professor Ajous, che con noi quest'anno hanno collaborato per questa doppia sessione di questa conferenza, che ha acquisito quindi effettivamente un valore internazionale. Quindi li ringraziamo per l'entusiasmo, li ringraziamo per l'ospitalità anche personalmente per conto dell'opera, per l'ospitalità che abbiamo trovato meravigliosa a Malta, e per il grande livello anche degli interventi che sono stati che abbiamo trovato a Malta, di cui appunto alcuni interventi vengono completati e approfonditi quest'oggi. Uno, ad esempio, è proprio l'intervento dell'ingegner Gerardo De Canio, un collega e anche un amico, perché fa parte anche lui è responsabile tecnico dell'opera del Duomo di Orvieto, fa parte anche lui del tavolo tecnico dell'AFI, con il quale ci riuniamo periodicamente per affrontare tematiche tecniche ma anche pratiche che coinvolgono le nostre cattedrali. Non perderei tempo ulteriore, lascio la parola a Gerardo, lo ringrazio di essere intervenuto, gli raccomando i 20 minuti di tempo a disposizione, poi magari ti faccio un gesto, un cenno se c'è bisogno. Sì, grazie Roberto, 5 minuti prima per favore avvisami così riesco a chiudere.
Volevo dire che l'intervento di oggi in realtà è in continuazione con quanto è stato discusso a Malta nel mese di giugno. Infatti il tema del cappello generale sono le strategie di conservazione per le opere d'arte e gli elementi strutturali nel loro intreccio iconografico. Quindi a Malta abbiamo parlato della fisionomia della parte strutturale dei macroelementi e delle opere d'arte, in particolare delle statue che sono state reintegrate nel Duomo di Orvieto dopo un esilio di oltre 100 anni. E oggi parleremo invece delle strategie di conservazione delle opere d'arte e gli indici prestazionali microclimatici per il Museo dell'Opera del Duomo e per le cappelle affrescate. Qui ci sono alcune tappe caratteristiche dell'evoluzione della fisionomia dell'opera del Duomo di Orvieto. In particolare la prima pietra che è stata posata nel 1290 e le modifiche strutturali avvenute poco dopo, a partire dal 1308, per effetto di instabilità di alcune pareti del transetto, i danni dovuti a eventi naturali, eccetera, e soprattutto anche il cambiamento dell'assetto interno della cattedrale dovuto all'evoluzione liturgica negli anni del Medioevo, nel Rinascimento, nel Controriforma e nel Barocco, fino ad arrivare alla rimozione delle statue dei 12 apostoli dell'Annunciazione e dei santi protettori nel 1897. Queste statue sono rientrate in cattedrale nel 2019. Adesso, a partire dal 2020, quindi nel 2021, abbiamo inserito un sistema di monitoraggio di temperatura e umidità relativa nelle varie stanze, nelle varie sale espositive del Museo dell'Opera del Duomo e della Cattedrale, e anche un monitoraggio strutturale con sensori di microvibrazioni, quindi accelerometri sensibili alle vibrazioni ambientali, e soprattutto anche la definizione delle schede di manutenzione e di ispezione per gli interventi di conservazione. Queste schede sono costituite da cinque parti, è stata già illustrata a Malta, quindi non mi vorrei dilungare su questo. Quello che vorrei dire è che le schede definiscono i criteri e le periodicità delle ispezioni da effettuare basate sullo stato di conservazione rilevata nell'ispezione precedente, e soprattutto in questo caso condivise dall'Associazione delle Fabbricerie Italiane, che il gruppo tecnico che è coordinato dall'Opera Primaziale Pisara, da Roberto in particolare, il quale che si riunisce periodicamente ed è in continuo contatto per esempio nel chiedere anche pareri ai colleghi, alle altre cattedrali, su come risolvono alcuni problemi specifici che si vengono a creare volta per volta. Quindi è uno strumento molto importante che vede, credo per la prima volta, una collaborazione stretta fra le varie cattedrali italiane, e specialmente un supporto anche a quelle cattedrali, a quelle opere del Duomo, a quelle fabbricerie che non hanno personale a sufficienza per affrontare i problemi della ispezione e della conservazione. E qui vediamo un esempio di scheda compilata, dove la cosa importante che viene definita è alla fine la periodicità, una valutazione sullo stato di conservazione di questo componente particolare del macroelemento, quindi se a livello bianco, giallo, rosso, blu, eccetera, e anche la nuova schedula per l'ispezione successiva, la quale può essere variata a seconda dello stato di conservazione dell'opera. Oppure vediamo anche, se è stato discusso, il reinserimento delle statue nella cattedrale. Qui vediamo l'Annunciazione di Francesco Mochi sul suo basamento antisismico. Il rientro in cattedrale ha comportato, tra l'altro,
la riproposizione di alcuni rapporti geometrici fra le statue e le colonne, che prima, quando le statue sono state rimosse, non si poteva più apprezzare. In particolare la convergenza, come si vede, che va dalle statue dei 12 apostoli, passando per l'Annunciazione di Francesco Mochi, fino al Cristo dietro l'altare. Questo è un elemento iconografico molto importante per i fedeli e per la liturgia. Come pure anche la relazione che c'è fra l'altezza del basamento, la stessa della statua, e l'altezza della colonna, che sono proporzionali. Per esempio, ogni segmento è il doppio della somma dei segmenti precedenti. E a proposito di dimensioni, qui vediamo com'era il progetto originale della costruzione della cattedrale di Orvieto al momento della posa della prima pietra e fino al 1308. L'impianto l'impianto, come vediamo, era a tre navate, con un transetto che è una continuità che è in continuità con le navate laterali, un abside semicilindrico e 6 più 6, 12 cappellette absidiole laterali, che sono queste, che non solo avevano una funzione di dare una prospettiva visiva, ma anche quella, soprattutto anche più importante, di irrigidire le pareti delle navate laterali, dare un elemento di irrigidimento alle pareti stesse. Elemento che non poteva essere assicurato dalla sesta absidiola, come vediamo, perché con una parete di 39 metri e col fatto che veniva qui impostata una volta a crociera, la snellezza della parete non consentiva di assorbire le spinte orizzontali. Questo ha creato problemi di instabilità nella parte del transetto, che è stata risolta dal magister Lorenzo Maitani, introducendo questi speroni, questi archi rampanti con speroni e con contrafforti, che hanno conferito a questa parete una rigidezza in grado di poter assorbire le spinte orizzontali, e in pratica assolvendo il compito che questa absidiola non poteva assolvere. Questo vale anche per l'abside e per la parete del lato nord della cattedrale. Ovviamente poi col tempo qui vediamo le modificazioni che ci sono state nella cattedrale, i contrafforti sono diventate delle pareti vere e proprie, aprendo due nuove cappelle: la cappella del corporale prima, la cappella nuova, la cosiddetta cappella nuova nel secondo. La distanza fra la costruzione delle due cappelle è di circa 50 anni, ecco perché questa si chiama Cappella Nuova. Cappella Nuova che poi è stata decorata dal Beato Angelico e da Luca Signorelli con le scene del Giudizio Universale. E quindi vediamo come la cattedrale, la fisionomia esterna della cattedrale si è modificata nel tempo, passando per esempio dall'abside circolare alla tribuna rettangolare. E questa è la situazione attuale, come si presenta la cattedrale di Orvieto. Qui vediamo la cappella nuova, che poi è diventata cappella di San Brizio, è stata denominata cappella di San Brizio per la presenza della pala della Madonna di San Brizio con San Brizio. E sono state aperte queste finestre per consentire la vista l'illuminazione interna per gli affreschi, e questa è la cappella di San Brizio, che come vediamo è posizionata qui. La libreria Alberi è stata aperta per consentire poi, tra l'altro, il passaggio con il palazzo vescovile, e qui è stato realizzato il museo dell'opera del Duomo, che raccoglie le opere che nei secoli sono state prima, hanno avuto a che fare con la cattedrale, hanno avuto un rapporto stretto e sono passate nella cattedrale e poi sono state posizionate nel museo. Se vediamo la cappella di San Brizio, qui vediamo le tre finestre con gli affreschi magnifici relative al Giudizio Universale. In particolare questa parete vediamo che presenta un'efflorescenza in questa zona
un'effervescenza in questa zona dovuta a nitrati presenti che sono stati generati dalla perdita di acqua di cristallizzazione per le variazioni di temperature dovute a un ponte termico che si è determinato fra la parete interna e la parete esterna, dovuta da questa finestra qui che è stata tamponata per consentire l'accesso. Però la cornice di coronamento di questa finestra corrisponde esattamente a questa geometria di cristallizzazione. E quindi, per esempio, qui si pone un problema su come, a parte il restauro quindi la pulizia di queste fluorescenze, ma anche su come evitare in futuro questo ponte termico intervenendo in qualche modo. Il progetto non è stato ancora definito, ma insomma è un elemento di studio che va preso in considerazione. Quindi i problemi conservativi dovuti alle forzanti esterne per gli elementi della cattedrale sono vibrazione, ne abbiamo discusso a Malta, e le forzanti di umidità e di temperatura, di cui parleremo adesso. Per mitigare le vibrazioni abbiamo visto, oltre al monitoraggio strutturale, al rinforzo strutturale, anche l'isolamento sismico di alcune statue vulnerabili. Invece per quanto riguarda l'umidità e la temperatura, le forzanti esterne, quindi primo definire la performance, cioè la prestazione che il museo è in grado di dare per conservare le opere d'arte, prelevarle dal degrado dovuto a umidità e temperatura, definendo degli indici che sono gli indici prestazionali di temperatura e di umidità relativa, perché ci consentono poi di poter prendere la decisione su dove intervenire e come intervenire. E quindi identificare le critiche condizioni e implementare le strategie per aumentare questi indici performativi. Gli indici performativi che si basano sui limiti definiti dall'ISCR per quanto riguarda la conservazione ottimale delle opere. Qui per esempio per i bronzi abbiamo un'umidità relativa che deve essere minore di 55%. Qui vediamo le sale, del museo, dove principalmente sono le opere principali con le caratteristiche materiche. Per esempio il marmo, la pietra, l'umidità relativa va bene fra i 45 e i 60 gradi e la temperatura è minore di 30. Abbiamo un elemento molto importante che sono le leghe metalliche di argento e di lacca che devono essere mantenute a un'umidità relativa minore del 45%, e questo è quello che è relativo al reliquiario del Corporale nella libreria Alberi. E poi abbiamo mosaici, eccetera, eccetera. Quindi l'indice performativo per la temperatura e l'umidità relativa è la frequenza accumulata di permanenza della temperatura e dell'umidità in questi limiti accettabili. Quindi è basato semplicemente su una misura continua della temperatura e dell'umidità e su definire un punto dove sta lavorando il sistema per vedere se rientra in questi limiti. E quindi, per esempio, gli indici di performance sono stati definiti per le sale A, B e C del museo, la libreria Alberi, c'è la Maestà e la sala delle Sinopie. Ecco qua come si presenta il grafico, dove si mette temperatura e umidità relativa, quindi ogni misura è un punto. Quindi si possono mettere tutti i punti misurati senza fare mediazioni di tipo statistico o altro, e definire per quanti punti rientrano nel campo raccomandato dall'ISCR per la conservazione ottimale del bene. In questo caso la temperatura fra 19 e 24 gradi è mantenuta, vediamo, per il 65% delle misure. Mentre l'umidità, che deve essere compresa al di sotto dei 45 gradi, è mantenuta solo lo 0,03%. Qui è un problema di umidità da definire. La temperatura è un problema, può essere accettato o non a seconda poi dell'opera presente nel grado di degrado dell'opera stessa.
Le opere presenti nel museo sono, per esempio, per quanto riguarda le opere, gli oggetti di lega metallica, sono quelle che prima erano all'esterno della cattedrale e sono state rimosse perché degradate e portate all'interno della cattedrale. In particolare la Maestà, che prima era sulla lunetta del portale maggiore, il San Michele Arcangelo, che era sulla guglia laterale sinistra, e invece per la parte interna abbiamo il reliquiario del corporale, che prima era nella cappella del corporale, poi adesso è nella libreria Alberi. I quattro simboli degli evangelisti sono ancora sulla facciata, probabilmente si sta studiando il modo di poterli conservare al meglio, e probabilmente sarà necessario portarli nel museo e assicurare anche per questi una conservazione ottimale per quanto riguarda la temperatura. Quindi gli indici termoigrometrici per il Duomo d'Orvieto sono in questo, vediamo come si comporta il San Michele Arcangelo, che è già sul suo basamento antisismico, il reliquiario del corporale, che è nella libreria Alberi, e l'originale della Maestà con angeli e baldacchino, che è in questo punto qua. Abbiamo visto che cosa sono gli indici di temperatura e di umidità relativa. Questa è la copia della Maestà posizionata sulla lunetta, attualmente posizionata sulla lunetta del portale maggiore in bronzo. Qui vediamo il sistema di fissaggio della copia. E qui vediamo gli indici performativi per quanto riguarda l'estate e l'inverno per la tega del corporale. Vediamo che la temperatura in estate l'indice è del 49%, e in inverno invece è dello 0,12%. Per l'umidità relativa l'indice è del 67% in estate e 16% in inverno. Si vede che in inverno praticamente non siamo nella zona ottimale di conservazione. C'è bisogno quindi di intervenire. Chiaramente la conservazione viene fatta all'esterno di una teca di protettiva. Se invece si posiziona all'interno, allora è diverso. Per quanto riguarda la temperatura non cambia la cosa, l'umidità relativa può essere ricondotta ai valori giusti perché si può mettere un sistema di assorbimento dell'umidità nella teca. E questa è la Maestà. Per il San Michele Arcangelo qui vediamo l'isolamento sismico del San Michele, è posizionato nella sala delle sinopie. Gli indici performativi sono per l'estate e l'inverno sono questi. Vediamo che l'estate è abbastanza soddisfatto anche per il San Michele, per il bronzo del San Michele, l'inverno no. E vediamo che il range di temperatura va dai 15 ai 25 gradi, mentre per la lega precedente, per il corporale, l'indice di temperatura è fra i 16 e i 24, fra i 19 e i 24 gradi. L'umidità è dal 30 al 55% ancora. E questo è San Michele, e questo è il corporale. Corporale che tra l'altro il reliquiario del corporale, che tra l'altro ha problemi molto, molto forti di sollecitazione dovuta ai gradienti termici, perché essendo fatta di materiali diversi, in questo caso metallo, argento e lacca, i coefficienti di dilatazione termica sono diversi, quindi se si ha un gradiente termico si ha possibilità di espulsione di lamine della copertura, e quindi è molto stretto il tra l'altro, ecco, la nuova vetrina su cui entro cui sarà posta il reliquiario del corporale con il sistema di assorbimento dell'umidità relativa è posta su basamento antisismico. E qui vediamo il reliquiario del corporale e le prestazioni d'inverno. Siamo molto lontani dalle prestazioni ottimali, sia per quanto riguarda la temperatura, sia per quanto riguarda l'umidità. E qui vediamo una summary, diciamo, di tutte le stanze. Ecco perché questo è un indice molto speditivo, immediato da interpretare, semplice da elaborare, e che ci dà informazioni su qual è il grado, tra l'altro. Quindi ci può dare una gerarchizzazione, così come si fa con le schede
si dirà una gerarchizzazione degli interventi. Questo è per quanto riguarda, quello era l'estate, questo è per quanto riguarda l'inverno. Conclusioni, quindi. Conclusioni sono conclusioni che racchiudono sia quanto detto a Malta, sia quanto emerso in questa fase, che per quanto riguarda le vibrazioni, un monitoraggio continuo delle vibrazioni, dei microtremori, ed analisi dei dati nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza, che sono tutte e due importanti. Non è, basta guardare i dati nel dominio della frequenza, come in genere viene fatto, bisogna guardare anche nel dominio del tempo. Per quanto riguarda la temperatura e l'umidità, invece, definire questi indici di performativi, quindi performance index, per vedere la soluzione ottimale per la conservazione. Vi ringrazio. Io questa immagine la metto sempre perché qui vediamo Zeri costernato davanti all'angelo che era stato tolto dalla cattedrale, e poi l'angelo che è stato riposizionato nella sua posizione. Grazie. Secolo. Vado a salutare il canale. My name's Alex McCallion. I'm the Director of Works at York Minster, and I'm joined today by my colleague Laura Cotter, who is our Research and Development Officer. And on behalf of the Dean and Chapter of York, thank you for your invitation. York Minster is a Gothic masterpiece of stone and glass. The Minster itself was completed in the early 14th century, but the site itself dates back over 2,000 years. And the remains of the basilica can still be seen, the Roman basilica can still be seen in our undercroft, as well as the Norman Minster. So it's an incredibly complicated site. We have 46 properties in a precinct extending to 7 hectares, and all of our buildings are listed grade 1, grade 2 star, and grade 2, and the whole estate is a scheduled monument. So it's an incredibly complicated part of the city which has to be cared for properly. So when we talk about a sustainable future for York Minster, we're talking about financial sustainability, environmental sustainability, and heritage sustainability to ensure we always have the craftspeople to care for this magnificent place. So it costs £22,000 a day to care for York Minster. That's both operational and all of the conservation projects. We get no central Church of England funding or government support, and 50% of our income comes from paying visitors. That was fine in 2019 when we had over 700,000 visitors, but last year that income dropped off a cliff when we had around 200,000 visitors because of the pandemic. So we need a more sustainable business to safeguard that income, so we've always got the money to do these really important conservation works. Now, to put that into perspective, there's a 30-year plan ahead of us, but we're dealing with these in 5-yearly chunks. So the next 5 years is going to cost us £11 million. And then we have a further capital projects coming up, and they're going to cost nearly £15 million. So these are enormous sums of money. Environmentally, York Minster has suffered through the Industrial Revolution, and we're seeing major issues with a lot of our stone and our medieval stained glass, which is simply eroding and falling away.
These beautiful works of art need to be protected. And the biggest threat to York Minster in this century is climate change, brought around by extreme weather events. So in York, we're seeing much more intense rainfall, and we just cannot get the water off the cathedral quickly enough. So we're seeing water ingress into the cathedral, and then saltation on the stone, which is causing very rapid cavernous decay of our magnesium limestone. And the heritage craft skills. Now, of the 42 Anglican cathedrals in England, only 10 still have their dedicated works team on site. And there's a real shortage in the UK reported of these trained heritage skills. Our facilities are old and constrained, and they're no longer fit for purpose for the major task that we have ahead of us. And we have a programme which started as a 20-year plan to put protective glazing in front of our medieval stained glass windows. And we're running majorly behind schedule because of the extensive stonework. Every time we come to a window, we're seeing much greater problems than we were anticipating. And this just is not sustainable moving forwards. So the first thing that we needed was a credible plan, a master plan for how we're going to care for this estate over the next 15 years. And so we've delivered that master plan through a neighbourhood plan, which is part of the English planning system. So our plan for the future will be embedded in the development plan for the City of York. So it will become a statutory document. And that's undergoing independent examination by Her Majesty's Planning Inspector at the moment. And a key theme there is environmental sustainability, which is so important, going back to my earlier point about climate change and the threat to the building. The Church of England has set a target for the Church of England to be net zero by 2030, so in 8.5 years' time. In 2019, the City of York declared a climate emergency, but absolutely nothing has happened since then. So we've got to stop talking and start acting. So our plan is zonal. The south of the Minster is going to become our visitor operational, where we can churn these huge numbers of visitors coming to the Minster. So a new refectory, a new ticket office, a new vestibule into the south transept to stop heat transfer, particularly in the winter. At the west end, we're creating a new civic square, new public realm to be named after Her Majesty the Queen to mark the Platinum Jubilee next year. And we are designing a statue of the Queen, which has all been done in-house, which Laura will talk about shortly. We're building a new museum to house our collection. We've got a wonderful collection of over 300,000 artefacts, but nowhere that is climately controlled and stable to display these artefacts. And then a key project is to establish the whole of the estate as an international centre of excellence for heritage craft skills and estate management. And to do that, we are investing heavily in the infrastructure to support my department. The first is to create a new heritage quad where our stonemasons, our heritage scaffolders, our heritage gardeners will be based. This, we appointed Tonkin Lu Architects in May after a design competition, and they've put forward this very organic structure, given where it's sitting in amongst all of these heritage assets. And the key theme here is our visitors on the city walls will be able to look in to the new centre of excellence and engage in the heritage craft skills that are going on. Our lapidarium will be placed on the living roof, so you'll be able to look down onto our historic stone. And there are significant solar panels on the roof as well. You won't see these, but they'll be generating 70% of the energy required of this building, and it'll be built to Passive House standards. This is the new workshop. And a key part of the development is to provide accommodation for our apprentices. So all of the Minster apprentices will live in this building, but we hope that your apprentices will come and stay with us and learn from us and stay here when they're visiting us. And we hope that our apprentices will come and visit you in the future. The second part of the plan is to convert the existing stone yard, this is our stone yard by the east end of the Minster, into our new technology hub. So this is where we're going to be embracing modern technology as a tool to support the heritage craft skills that we've sustained here since the 11th century. We'll be creating this new incredible roof structure to house a new CNC saw. We want visitors to come and see us and engage in the process of heritage craft and how one looks after a cathedral estate of this nature. And the whole roof will have solar panels embedded in them. So 80% of the energy
will come from renewable energy. We'll also recycle rainwater for our lavatories and for the equipment that are in there. So this is a huge shift from not being a sustainable estate at all to really driving the climate change agenda in York and also, we hope, nationally in consultation with Historic England. So we want to apply to be an Eco Gold Church by 2025, and we want all of our development to be award-winning. We're aiming really high here, so these are some of the awards we hope to secure. And of significant importance, with climate change a real issue, is we must put solar panels on the roof of York Minster, and I will be taking an application to the Cathedral's Fabric Commission for England next year so that we can generate 80% of our electricity from renewables. And I think personally, and so does the Dean and Chapter, that we have a moral duty to be leading on this agenda and acting now. We want to build really strong partners. So we've got already done that in the city with York University, York Glaziers Trust, the Cathedral's Workshop Fellowship, which is a national education scheme in England. We want that partnership to grow. So I'm going to hand over to my colleague, Laura, who's going to talk about the research and development project that's really driven this from a policy in the neighbourhood plan to a planning application that's going to be going in 6 weeks' time. Thank you, Alex, and thank you for the invitation to speak today. So I joined the team in May 2018 and was given the agenda to come in with fresh eyes. I'm actually an engineer, and our first thing I said is I know nothing about stone and glass, and I was told that that was perfect. Come in, complete fresh eyes, look at what we're doing and question it, but respectfully. So I spent quite a long time with the glaziers and the stonemasons, really understanding how they work and gaining their trust and gaining their ideas for the next steps forward. Our objectives are shown here. We want to establish best practice, find new ways of working that could integrate into that, really focus on the education of the team there, so not replacing people, but actually developing people with new skills, and most importantly, linking to what Alex said, looking for ways that the conservation could be increased. That's not with replacing with technology, but enhancing. So one of the things I did was actually get out and go talk to people, knowledge sharing, and I've been all over Europe, I've talked to UK cathedrals, I've been to America, and just really trying to understand how other cathedrals are working in comparison to what I'd seen with fresh eyes at York Minster, and start sharing knowledge and working together, building up a network. I went to several shows. Some of these you've probably recognised have attended yourself, very heritage or craft focus, or focused on stone and glass. And because of my background in engineering, I asked what's happening in construction, what's happening in engineering that actually could be brought back into a heritage setting and be applied, what was relevant, and got some really warm welcomes. And the Advanced Manufacturing Research Centre in the UK, which is a real high engineering university, they're actually starting a project with us next month, which is really exciting. They're really keen to work with heritage. So from all this research, we focused on four main areas: project management, handling solutions, measurement and documentation, and cutting. I'm mainly going to focus on number three and four today. I just wanted to touch on handling, because when I told the masons that I was looking at something called exoskeleton, they thought I was crazy. But we've had some on trial, so it's not just the sustainability of the building and the skills, but actually them as people, their bodies, their backs. So we had this on trial, and the mason holding the stone up in the air has issues with his elbow, and he held that up with no problem and said, I could hold this all day. I actually tried it myself, and it's a fascinating piece of kit. We haven't implemented this yet, but we're continuing to investigate it and develop and look for if it can work with them at the Minster. So more focus on measurement and documentation. When I started, like I said, I spent time with our master mason. He showed me the very traditional measurement tools that he used. You've got here tape measures and calipers. And then I spent some time with the glaziers, understanding how they template for the windows. And really, I mean, they were questioning themselves, was there a better way to do this? So they're very open for improvement ideas. We came across something called a ProLiner, a digital templating tool, which some of you may have already know about or have introduced yourself.
and this allowed measurements to be taken digitally on the scaffold. What we found once this has been implemented is on a typical 25 tracery panel, the process would have taken around 10 days. We've now made an 80% saving and can create those templates in 2 days. We also have them as a digital record as opposed to a piece of hardboard that had to be stored and could potentially be damaged. And moving on from that, we've invested in polyester print material. This has got a 100-year life and is archivable. And you can see where we've integrated photographs with the digital measurements and created this record that is, it can be stored as a record, but it's actually a tool that's used daily by the glaziers. We've looked at 3D scanning. We've trialled this for a couple of years. We've had various companies in, and it's a fascinating technology, but to go from very manual traditional tools to 3D scanning was such a big jump for the masons to try and comprehend. And yet what we don't want is to necessarily buy in these skills. We want to integrate them into the heritage skills that already exist at the Minster. So we continue to investigate this, but what we did come across was something called photogrammetry. And I found this at Nidaros Cathedral in Norway, and we're fascinated by it. And suddenly it was something that was accessible. The masons were taking photographs anyway. We could put it through some software and create this kind of documentation. So we're talking about the effects of climate and about how we need to increase our restoration conservation works. But in some cases, that's not going to happen in time. And so how can we record this information for future generations that is potentially going to be lost? So this photogrammetry allows us, and here you've got a cap that's actually in our undercroft where you can see the salts are starting to come out of it and it's just disintegrating. So how can this then come together with the technology that we're also looking at for the technology hub and increasing the conservation work? So this is a typical cast, and a typical cast would take, for something like this, a grotesque, around 7 days, and also creates quite a lot of waste, both in the rubber and the wood and the cast leftover materials. We've started doing some trials of using digital data gathering. So other than these little target spots, which can be removed very easily, it's very non-invasive. There's no damage to the surface area of the medieval grotesque, and it only took an hour to do. That was then transferred into CAD, computer aided design, and that took a day to then program and could be machined in 3 days. Once it goes onto the machine, there's no human interaction. So what took 7 days for a human to do, we were able to achieve 1 day human work and 3 days by machine. And we created this replica, which you can see the far photo. We've got the original head by the replica head. And here again, side by side, really showing the weathering that was picked up on the scan and recreated. This is a polyurethane material that we're investigating to be able to run very quick replicas. And the reason for this, we've got a young mason who's just come out of his apprenticeship, who's about to do his first grotesque, and we wanted to trial this with him. So rather than starting from complete scratch and having to build a maquette in clay, he's actually taken this replica of polyurethane and built clay on top of it. And these are the photos that I got sent yesterday when we arrived, of what he's starting to create. So you can see the base of the original shape is actually underneath there, and he's embellished it on top to create his new design. We're looking at implementing cutting technology in-house, and we're looking at various different approaches, 5-axis CNC saws, band saws, potentially even a robot further down the line once we get integrated with this technology. But we have been doing some trials. So we did a voussoir and a finial with an Italian stone cutting manufacturer, stone machinery manufacturer, and they ran these pieces on their machine. All the pieces were hand-finished and will always be hand-finished before going onto the Minster. So on the voussoir, a typical voussoir would take around about 4 days by hand from scratch. It took 2 hours to program the technology, 4 hours to machine it. It still took 2 days to finish by hand, but that did give us a 30% saving, and actually it still gave a lot of interaction and skill with the masons. But over a set of 52 of these, it would save roughly 75 days. On a finial,
by hand was 29 days. These always come in sets of three. So the first one would always have to be replicated by a mason completely by hand from scratch, keeping the skill alive. We could then 3D scan it, and the second and third one can be done by machine and then hand finished. So again, it took 2 days to program, which is a one-off activity. It took 2 days to machine it, and then 16 days to hand finish. A similar saving we're seeing, but over that set of three, a saving of 20 days. So Alex mentioned the window program, and which is now looking to be over 30 years. There should be 17 years remaining of it, but it's estimated to take over 30 now. But based on these couple of trials and trials that we're continuing with, we believe that we could reduce the time to conserve a window by about 40%. So that's roughly £73,000 saving per window, or nearly £300,000 per year. This could allow us to bring the program back on track to the 17-year plan. And also the savings would equate to roughly about £5 million. And these are very conservative calculations based on early trials. And we're really looking at this technology and on for future uses. And so we had a really good example of being able to use it on the new statue of Queen Elizabeth II. So here you've got a clay maquette that was a 1-in-4 size of what will be the final statue. That was completed by one of our sculptors, all done in-house. It was 3D scanned, and with that scan, we were able to use the technology to recreate a full-scale model very quickly in this polyurethane material. That was put up in the niche because they're quite light. It could be checked for its framing and its sizing for approval, and then could be hand-finished. And here... Oh, shouldn't be there. You can see that the head here has been modelled separately, and this is the 3D scan of it, this model. So it's a really exciting combination of using the new technology as a tool to enhance the heritage skills. And really for us, this statue is going to be an emblem of our centre of excellence. So I would just like to say that I've been going out and making some fantastic contacts. Thank you, Francesco from Milan, for inviting us to attend today and allowing this to happen. I'd love to make some more contacts. We're really keen to share our knowledge. We're really keen to learn from what you're doing. We would love you to come to York Minster to talk to us and to see the new statue, which will be in place in autumn 2022. But if you can come before then, even better. And thank you again. Here are our contact details, and please get in contact and talk to us. Thank you. Thank you very much for your speak. Un grande amico che rivedo con piacere dopo tanto tempo, l'ingegner Francesco Canali della veneranda fabbrica del Duomo di Milano e Elisabetta Rosina del Politecnico di Milano, che parleranno del microclima di un macro volume, una cattedrale, il Duomo di Milano e la Sagrestia Nord. Questo è un tema veramente estremamente importante e affascinante, e quindi io ringrazio il mio amico Canali di essere qui con noi oggi, e per me è veramente un grande onore e un grande piacere. A voi. Se vi danno. Ah, giusto, si cambia. Bene, buongiorno, no, sono io che ringrazio il Presidente Pacini e Roberto, perché insomma è sempre un gran piacere essere qui, un'ospitalità sempre molto ben combinata e
e la presenza di tutti voi. Abbiamo cercato, come cerchiamo sempre di fare, di prendere alla lettera il tema che con grande intelligenza, devo dire, ogni anno viene posto. E quindi, siccome effettivamente la valutazione di quello che succede all'interno di questi grandi oggetti che attraversano i secoli, no? È un problema, e devo dire, se ne parlava anche con Jonathan Lauth di St. George poco fa, è un problema registrare i dati ed è un problema anche conservarli, perché quello che facciamo oggi troverà una più compiuta interpretazione forse fra qualche anno. Allora abbiamo colto, a partire da queste esigenze, l'occasione della rinnovata convenzione che governa i rapporti fra la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Politecnico di Milano, che ha sempre affiancato la fabbrica nel cercare di capire, di studiare i temi che la conservazione della cattedrale pone, ma da qualche anno l'abbiamo riordinata questa collaborazione e abbiamo cercato di cogliere quell'occasione per in qualche modo ripartire da zero, anche in particolare sul tema ambientale. Quindi vi racconterò velocemente i dati dell'impostazione generale, poi Elisabetta ci aiuterà a capire come invece un singolo problema che in questo quadro generale è affiorato, stiamo cercando di affrontarlo e di risolverlo. Scusate, il Duomo di Milano è grossino, 150 metri di lunghezza, 67 metri di larghezza, 108 metri d'altezza, 400.000 metri cubi di volume circa, no? Su una sezione trasversale, questa è quella sulle cinque campate diciamo principali, abbastanza leggero, insomma si capisce bene che il volume d'aria lì dentro contenuto è solo parzialmente protetto dalle coperture con quel sistema di volte e controvolte che chiamiamo sordine. Bene, questo volume d'aria che non è trattato, non vi sono impianti di climatizzazione in Duomo, nemmeno di riscaldamento, risentirà evidentemente delle condizioni esterne, ma come questo grande volume d'aria parla con quello che succede fuori dalle sue volte e dalle sue murature? Siamo partiti da qui. Il tema invece che vedremo nel dettaglio riguarda una parte di questo grande volume, che è la Sagrestia Nord, che vedete qui rappresentata e per la quale vi anticipo in qualche modo il problema. Quello bravo di lavorare con Photoshop non c'era ieri, quindi l'immagine di destra che voleva nella parte a destra rappresentare una spugna, si capisce o non si capisce. Qual è il problema del quale così più nel dettaglio ci stiamo occupando? Questa è una sezione trasversale della Sagrestia Nord che negli anni, come tutte le cattedrali, come tutti i grandi monumenti, ha avuto infiltrazioni. La stiamo restaurando, infiltrazioni non ve ne sono più da parecchio tempo. Dopo due anni di restauro, in particolare degli affreschi delle volte, restauri condotti con grande soddisfazione, senza nessun problema, nella porzione che vedete contornata dalla nuvoletta rossa, a un certo punto riparte la migrazione dei sali, le muffe ricompaiono, senza però che vi fosse un'infiltrazione associata, o almeno un'infiltrazione evidente. Allora, è successo il 27 di febbraio di quest'anno, disperati. Qual è stato il pensiero che quell'inizio di dati che avevamo cominciato ad acquisire e che Elisabetta ora sta approfondendo e cercando di capire ancora meglio hanno mostrato? È successo a febbraio che la nevicata appena capitata, con lo scioglimento un po' improvviso, ricordate, è stata una fine inverno, primavera molto variabile, abbia fatto sì che i pluviali di sgrondo delle acque si intasassero, quindi l'acqua ha allagato quella parte là in alto a destra che intuite essere la raccolta delle acque e ha sostanzialmente infradiciato il muro dall'alto per percolamento. Però le macchie d'umidità sono saltate fuori 8 metri più in là, in un punto invece assolutamente ben protetto. Crediamo
lo stiamo finendo di approfondire, ma insomma crediamo che il microvolume d'aria contenuto all'interno della sacrestia, prossimo al punto di saturazione, si sia spostato, no, di poco verso la saturazione in seguito alla presenza prolungata nel tempo di quella massa bagnata d'acqua che era il muro esterno, e questo abbia reinnescato, data la particolare situazione delle strutture lì dietro, il fenomeno di migrazione dei sali e quindi la comparsa, no, di un degrado che apparentemente non era legato però a nessun evento violento ed evidente. Velocemente il lavoro che abbiamo fatto, come vi dicevo, di impostazione, prima di lasciare la parola a Elisabetta, partendo da zero, un grande volume d'aria, ma come facciamo a monitorare? Dove mettiamo le sonde? Allora, un pallone che ci ha consentito di misurare nell'arco di qualche settimana diversi valori di temperatura e umidità a diverse quote e in diverse posizioni. A questo modo siamo riusciti a farci un'idea delle variazioni, siamo stati sorpresi anzitutto nel capire che non vi era quella stratificazione che ci saremmo aspettati. Abbiamo capito anche che le variazioni giornaliere di temperatura sono molto modeste, quelle di umidità evidentemente più marcate, però omogenee su tutta l'estensione della pianta. Questo era un dato che non ci aspettavamo. Risentono in qualche modo, in modo abbastanza evidente, delle affluenze. Eravamo prima del Covid, quelle due punte che vedete nel diagramma in alto a destra, le temperature, ma anche in basso a destra le umidità, sono, in occasione della Pasqua del 2016, due grandi funzioni molto affollate, circa 800 persone. Bene, nell'arco del tempo della durata della funzione, un grado di spostamento della temperatura circa, subito perso al termine della funzione, pur in un volume come quello che vi dicevo, 400.000 metri cubi, un'analoga variazione evidentemente per l'umidità. Sulla base di questo, campagna iniziale di monitoraggio, la definizione dei punti permanenti di misurazione della temperatura e dell'umidità, presso i quali sono stati piazzati dei data logger collegati in rete che ci forniscono con continuità i dati necessari, e una prima esame dei dati che questi sensori ci hanno trasmesso, che mostrano che le variazioni di temperatura, di umidità relativa e di umidità specifica si assomigliano nel corso degli anni. Alcune prime elaborazioni progettuali c'erano curiosamente dall'inizio del XX secolo, quelle specie di camini che vedete nella foto di destra, che erano stati piazzati per mettere in collegamento il volume interno della cattedrale. Vedete in alcuni punti quanto il degrado dell'umidità e delle infiltrazioni in realtà fosse e sia evidente. Bene, questi camini messi per mettere in comunicazione il volume interno della cattedrale con quello delle sordine, quelle controvolte che vi dicevo, si sperava che potessero migliorare la ventilazione e abbassare i problemi legati all'umidità. La curva in azzurro vorrebbe rappresentare un'ipotesi di variazione dei parametri ambientali microclimatici se questi tubi, che abbiamo visto naturalmente non funzionano più di tanto, potessero essere in qualche modo attivati con dei piccoli ventilatori piazzati a bordo di ogni tubo. Insomma, ci stiamo pensando. E poi, va bene, questo è chiaro, la mappatura dei parametri ambientali, in questo caso ci preoccupa soprattutto il legno del coro. Fortunatamente abbiamo pochi manufatti deperibili, mappatura dei parametri ambientali, quindi caratterizzazione del microclima e in funzione di quella consapevolezza su, come mostrava Gerardo De Cagno poco fa, dati i manufatti, gli artefatti, che condizioni ottimali, di quanto si discostano le condizioni di conservazione da quelle ottimali, ma anche qui una prospettiva di tempo un po' più lunga, terminata l'osservazione della quale si inizieranno a prendere le prime decisioni. Lascio la parola a Elisabetta.
Grazie Francesco. No, così si torna indietro, ovviamente sbaglio subito. Okay. Quindi, facendo un rapido riepilogo, a seguito della manutenzione delle coperture e delle canalizzazioni di spluvio, si voleva essere certi di avere eliminato le infiltrazioni, e mi sto, sto parlando specificatamente della sagrestia aquilonare, quindi una valutazione dell'efficacia degli interventi effettuati e quindi anche la verifica che gli interventi di restauro che stavano avvenendo in sacrestia fossero tempisticamente e organizzati in modo tale da poter essere sicuri del loro effetto duraturo. Questo ha coinvolto ovviamente alcuni tipi di analisi sia sui materiali che, in opera, sia sui materiali di degrado e l'inizio di un monitoraggio microclimatico accompagnato da analisi non distruttive per la valutazione degli eventuali sbilanci che, come è stato già rimarcato questa mattina, possono essere comunque occasione di danno nel momento in cui le condizioni microclimatiche sono particolarmente severe. Gli organismi coinvolti in questa fase del lavoro, oltre a quelli già citati, è anche l'Istituto di Studio per la Conservazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che si è reso responsabile delle analisi sui materiali e sui sali che sono stati campionati. Come vedete, questa è una mappa delle campionature. In rosso vedete le analisi fatte con XRD e in blu i campioni su cui si sono effettuate delle analisi di osservazione in sezione sottile piuttosto che microscopia elettronica, che hanno fornito delle indicazioni abbastanza interessanti, e cioè che le formazioni saline sono da ricondurre essenzialmente ai fenomeni di ricristallizzazione da materiali carbonatici. In particolare, la presenza di gesso e tenardite sono spesso stati trovati in associazione tra di loro, e hanno anche dimostrato che in passato alcune malte di manutenzione erano state, forse addirittura alcune parti dei materiali originali, erano stati effettuati con cemento Portland. Quindi la presenza di materiale cementizio ha richiesto di utilizzare particolari attenzioni nella fase di restauro per evitare il più possibile la diffusione comunque dei sali che potevano essere ancora presenti nonostante le varie applicazioni per la loro eliminazione. Le indagini che sono state svolte sono state grosso modo queste tre macro tecniche, cioè è stata applicata una battuta più volte in contermografia all'infrarosso termico per la valutazione degli sbilanci e dello stato di coesione dei materiali, un'applicazione di installazione con sonde fisse per la valutazione appunto degli sbilanci termigrometrici in continuo, e la loro installazione è stata soggetta a una previa serie di mappature psicrometriche per identificare in maniera sincrona rispetto alle misure effettuate i punti più interessanti per prolungare nel tempo il monitoraggio. Questi sono alcuni esempi delle mappature termografiche che, come vedete, mostrano nei pinnacchi un'essenziale omogeneità. Si sono rilevate degli sbilanci sulle pareti, sì, dovute alla tessitura muraria, quindi abbiamo scoperto che, a differenza di quanto si pensava, ma in maniera del tutto coerente con la struttura, la logica e anche l'economicità che richiedevano probabilmente le grandi costruzioni, i tamponamenti delle pareti sono realizzati probabilmente in materiale fittile, mentre la struttura portante è realizzata in pietra. Abbiamo quindi posto dei data logger a diverse altezze sfruttando il ponteggio, e per confronto, per verificare che cosa accadeva, ovviamente una sonda è stata posta all'esterno e una sonda è stata posta nel vano sopra
la sacrestia. Questi sono alcuni esempi dei grafici che si sono ottenuti. Ovviamente l'acquisizione è stata oraria, ma non ve la riporto. E vedete soltanto come l'andamento, come si diceva prima, l'andamento delle temperature è abbastanza omogeneo, ovviamente risente dell'andamento stagionale esterno, per cui di incremento nel primo grafico tra giugno e luglio e di decremento in ottobre e novembre, mentre le umidità presentano elevati sbilanci e che non sempre possono essere ricondotti all'intervallo delle variazioni frequenti che vengono comunque considerate accettabili all'intorno del 3, 4, 5, 6%, ma a volte risentono anche in maniera sincrona di quanto avviene all'esterno. Questi sono dei tabulati che mettono in evidenza la dipendenza dalla variazione esterna con dei giorni campione. Queste osservazioni riportate si riferiscono solo ai giorni campione, ma l'osservazione è stata fatta anche per i giorni successivi rispetto all'evento che si è registrato. In particolare la seconda tabella mostra i giorni in cui all'esterno ci sono dei picchi di umidità o dei cambiamenti molto elevati di temperatura, e se voi leggete le parti cerchiate abbiamo delle differenze di umidità tra la sonda posta al pian terreno, che è la S1, e quella S4, poi ancora all'esterno e sopra sacrestia. All'interno della sacrestia, nonostante le variazioni esterne, all'esterno ci sia quasi il 100% di umidità, all'interno ancora non l'abbiamo sentito, ma nell'arco della giornata abbiamo una relativa differenza. Queste sono le mappature psicrometriche che sono state realizzate. Non fatevi spaventare dai falsi colori che sembrano mostrare delle grandi differenze. Il metodo è abbastanza sensibile, in realtà noi usiamo tutta la scala dei colori per rappresentare anche le più piccole differenze. In realtà noi stiamo vedendo delle differenze di circa 0,3 gradi. La mappatura psicrometrica si basa sull'acquisizione quasi contemporanea nel giro di pochi minuti di molti punti a temperatura, acquisizione di temperatura e umidità dell'aria con uno strumento che entra in equilibrio quasi istantaneamente lungo una maglia di punti, che ci permette di ottenere quindi in maniera sincrona, quasi relativamente all'inerzia che è tipica di questi grandi spazi, temperatura e umidità in molti punti. Il plottaggio con degli strumenti, con dei software di derivazione geometrica, diciamo, ci permette quindi di identificare con falsi colori punti di sbilancio a colpo d'occhio. E come vedete, sia alla mattina che al pomeriggio abbiamo il nord verso l'alto, tendono a seguire comunque il giro del sole, per cui niente che ci potesse far identificare delle cause dovute sia all'uso sia eventualmente anche i restauri che erano in corso e che potessero in qualche maniera inficiare la conservazione anche al momento della realizzazione proprio delle opere che stavano del lavoro che veniva fatto. Ugualmente si plottano i valori di umidità e come vedete, a fronte di umidità esterne siamo sempre in estate piuttosto basse, all'interno permangono masse di aria più umida che non cambiano molto nell'arco tra la mattina e la sera, nonostante le condizioni ottimali esterne. La verifica viene fatta anche su un allineamento verticale e la rappresentazione che vedete conferma una sostanziale omogeneità. Per cui i risultati che possiamo vedere qui riassunti in estrema sintesi mostrano che gli incrementi dei valori di UR sono dipendenti dalle variazioni esterne in modo quasi sincrono, ma si verificano solo per grandi variazioni esterne che durano per diversi giorni. Se all'esterno l'UR scende, diminuisce rapidamente, ciò non avviene all'interno. E quindi si osserva una certa permeabilità delle masse d'aria, soprattutto in entrata. Per questo nel 21 abbiamo deciso di puntualizzare l'esame degli sbilanci in una delle zone che poteva essere ritenuta come
una delle cause di questi sbilanci, cioè la grande finestra che c'è, che è nella parte, nella parete esterna della, della sacrestia. Anche perché appunto l'osservazione delle macchie di nuova formazione, grazie all'ispezione metodica puntuale che è stata fatta e alla redazione di un giornale che ha preso puntualmente nota di data, ora e condizioni che erano al contorno, è stato possibile utilizzare questi dati e il nuovo monitoraggio che è appena partito, di cui vi mostrerò la localizzazione delle sonde, per incominciare un modello di simulazione utilizzando la modellazione CFD, per studiare soprattutto quali possibili azioni di mitigazione possono essere progettate e in quali finestre temporali debbano A, essere realizzate, B, devono essere operate, con l'obiettivo perciò di controllare il più possibile le eventuali turbolenze o variazioni nel caso ci fossero vicino alla finestra oppure in altri punti, controllare la rispondenza del modello rispetto a ciò che avviene realmente e verificare quindi l'efficacia delle modellazioni. Quindi il monitoraggio è ripreso sempre con le modalità di cui abbiamo parlato prima e il passo in più, se volete, da un punto di vista molto pratico è stato: e che cosa succederà quando il ponteggio verrà smontato? Quindi la localizzazione delle sonde a 15 metri d'altezza, come potremo riuscire ad ottenere i dati? Dimentichiamoci delle sonde che trasmettono con Bluetooth piuttosto che con sistemi di questo tipo, richiedono di attivare la sonda per ottenere la trasmissione dei dati, certamente un impianto con sensori collegati all'energia elettrica che possano essere regolarmente, che abbiano un hub di raccolta e magari un ripetitore, visto i 15 metri, che permetta comunque di scaricare i dati in remoto con una semplice scheda, SIM, TIM, quello che volete, funzionano. Abbiamo visto pro e contro anche di questi sistemi. A Milano certamente è una zona molto ben servita, molto ben coperta, ma abbiamo visto anche che possono esserci delle contrarietà, diciamo così, nel momento in cui si formino dei campi elettromagnetici che possono in qualche maniera alterare, o dei blackout che possano interrompere la trasmissione. Molto spesso questi sistemi vanno poi riattivati anche manualmente. Questo vuol dire a riuscire innanzitutto ricordarsi, essere in allerta, sapere che va riattivato, e a volte nell'elenco delle cose da fare questo sfugge. Lo dico perché un'esperienza recente di qualche anno fa è avvenuta niente poco di meno che, non so se ti ricordi Lucia, in Sala delle Asse a Castello Sforzesco a Milano, quindi stiamo parlando di Leonardo, attenzione massima, eppure per due mesi a Ferragosto c'è stato un temporale blackout e questo ha fatto sì che abbiamo perso dei mesi di monitoraggio finché a settembre siamo riusciti ad andare a capire qual era il problema, che non era stato risolto. Per cui molto empiricamente abbiamo proposto di montare le nostre sonde a dei ganci che già erano predisposti con un sistema di scarrucolamento su fume che vedete molto semplicemente è stato fissato a un gancio esistente nella boiseria della sacrestia e che, se riuscite a vedere là, permette di scarrucolare le sonde per il loro scarico in maniera efficace e semplice con una spesa estremamente limitata. Questa è la posizione delle nuove sonde. Finché il ponteggio sarà montato potremo comunque avere una quarta sonda di controllo in chiave che è stata posta e verrà poi rimossa alla fine del ponteggio, per essere certi che la posizione in cui abbiamo messo le sonde sia effettivamente coerente con i dati che vogliamo ottenere. Nuove psicrometrie, la novità è stata che sì, c'è un po' di sbilancio, come vedete nell'angolo in alto a destra della pianta, un sbilancio di temperature, quindi di umidità, vicino a una parte della finestra, ma la situazione è molto meno critica di quanto ci eravamo immaginati.
Ecco infatti la rappresentazione dei profili. Come vedete abbiamo una variazione di umidità del 4%, 5%, che direi è quasi compatibile con la precisione degli strumenti, e di conseguenza la modellazione che si sta iniziando a ottenere con Fluent, diciamo che tenendo conto di tutti questi fattori, potrà sicuramente essere utile per le successive fasi. Quindi in conclusione, i pochi sbilanci che sono stati rilevati sono stati individuati rapidamente mediante psicrometria, come le norme confermano, e l'utilizzo di strumenti anche poco sofisticati, ma in maniera continua e soprattutto tempestiva, cioè che vengono installati appena possibile sostanzialmente per avere una sequenza di dati completa e possibilmente il più estesa possibile, rende comunque efficace anche l'utilizzo di strumenti poco sofisticati. E quindi dal punto di vista economico le scelte risultate più strategiche risultano quelle che privilegiano il tempismo delle ispezioni e delle misure, la loro continuità e la registrazione puntuale dei dati relativi all'uso ed eventuali interventi, praticamente il diario del cantiere o degli eventi o del fabbriciere. Grazie per la vostra attenzione. Bravissimi, bravissimi, bellissima relazione, e anche ringrazio il Politecnico di Milano, che la signora non la conoscevo, sono stati bravissimi e credo istruttivi. Ricordo che la conferenza non si limita a questi presenti che sono in sala, perché di più non potremmo essere, ma ci sono oltre 300-350 architetti e ingegneri collegati in video che seguono queste giornate, si sono iscritti con grande passione perché il livello è molto alto. Grazie, per avanti lei. Sì, allora siamo Jonathan Laut, che viene dalla St. George Metropolitan Cathedral di Southwark, Londra. Anche lui è già stato a Malta nella precedente sessione di luglio, e quindi prosegue, diciamo, il suo intervento il tema appunto legato al microclima: misurare il microclima, monitoraggio interno di dati progettuali per interventi architettonici. La parola a Jonathan Laut. Good afternoon and thank you very much for the invitation to attend the conference and to speak. This is a second paper from Malta. St. George's Metropolitan Cathedral, Roman Catholic, is the mother church of the Archdiocese of Southwark. It covers all of the London boroughs south of the Thames. It covers the county of Kent, and it covers the Medway Unitary Authority. The whole cathedral fits inside the principal nave of Milan Cathedral. So our conversation with Francesco and Elisabetta before, the volumetric study will be very different. The relationship of the external to the interior volume will be very different. Now, London develops around the edge of the Thames, and in 1746, to the east of the Palace of Westminster and to the south of Tower Bridge and London Bridge, is the ancient fields of St. George. And the St. George's fields are the parish lands of St. George the Martyr, the ancient Anglican parish from which the Roman Catholic Cathedral takes its name. And in 1770, there was a development of roads, including St. George's Circus in the center of the fields. And you see that by 1819, the roads are being built up along the line of the field structures as each field is sold. And the bishops of the Roman Catholic Church will buy a portion of field number 3, one of the meadow fields. And in 1848, Pugin builds his grand church with 3 pitched roof aisles, the nave and 2 side aisles, and he never manages to build the spire that he proposes. But you see the interior at the consecration, and you see the interior after the April 1941 bombing.
On the right, you see the reconstruction in 1958, and Romilly Craze creates a taller center nave with a clerestory because he removes the roofs of the side aisles and he makes those flat. It gives us the most accessible cathedral in Britain for all of the roofs. And as I reported in Malta, the 20th century construction is much more friable, much looser, much more flexible than the mortars of the 19th century. And we've done a lot of work to ensure that they breathe properly and are water resistant. But you see in the section that water runs off the high roofs onto the middle aisle roofs, down onto the lower flat roofs of chapels and confessionals before it ever finds its way to the drainage. And if we listen to Archbishop this morning, the Archbishop Bernotto, talking about our obligations, then it is possible to put green roofing here to reduce the flow of water. And it's possible, as Alex was telling us about York, to put solar panels. And I think we begin to have an obligation. It would be impossible to spend the money today on a new tower like that. But you can see there's a history since 1990 into 2015 of myself and my two predecessors doing work on the parapets and adding overflows all the time, constantly trying to get the water to flow away and not into the building. Geographically, the building is not conventionally orientated, so the west end is in the southeast, and I will talk about the liturgical directions unless they're relevant for micro climatic reasons today. I spoke in Malta about trying to keep the roofs dry, and now Tobit Curtis, because we are developing long-term strategic aims for conserving the building, and we have specific projects to alter elements of the fabric. Tobit Curtis are as instructed to assess the environmental and the conservation factors before we start the projects. So it is a gathering of data. We thought we would be further on, but next year we can present some results. The cathedral is built of solid brick and stone. The pitch roofs have slates on top. The flat roofs are heavy construction. They're concrete planks with paving, and they've been overlaid with insulation and asphalt since. The aisle roofs, very interestingly, have open ribs that support the concrete planks, but are not filled in with spandrels. So the air volume goes directly up to the surface of all of the roofs, except in the east end where there is a void above the ceiling. And that thermal buffering of heavy walls should be very good. The hygral buffering, the moisture buffering between inside and outside should be very good. But of course it is impaired every time you come to a window, particularly a window that opens at high level. And it is impaired every time you come to a doorway that allows air exchange, heat exchange, and moisture exchange. So I believe that these buildings performed very well until we started to put too many people in them too often, and until we started to put too many products in them that are eating energy. And when I was first architect in 2003, the cathedral had an underfloor heating system with analog controllers. It had one or two microphones. All of the lighting had bulbs that could be replaced from ladders simply without changing the fitting. And there were 10 lights at the sanctuary area on the new 1989 altar place that had an analog controller for four or five settings. There were just five microphones. They were hardwired. There were just 16 loudspeakers. The organ was a 240 volt console, and it had transformers to the 1960s rheostats solid state equipment. But since then, everything has changed. The underfloor heating systems are good. They put the heat where the people are, and they don't heat the air unnecessarily. But we have concerns about the control of the modern heating because it's affecting the organ. And now the heating relies on wireless temperature sensors. It has digital control cards in the boiler room. The control cards have failed on 2 out of 3 boilers. The circuit valves have broken 3 times. When the system cools, there are leaks at the vibration-resisting pump, and the modern technology is not serving us well. In the lighting also, the lights were all renewed in 2005. There were 2
digital selector programs, 20 scene settings. There were digital dimmer controls, and all of these digital dimmer controls are now obsolete and cannot be repaired, so we are about to change them. The lights we put in 2005, some of them are already obsolete and have been replaced with LED lights. The lamp in the LED light is producing heat, of course, but the body and the lamp are the same fitting. So when we want to change the lamp because the lamp has died, we have to throw away the whole fitting. That is also energy, but it is people coming to the site and doing work, and it is a dangerous exercise, so we have to use scaffolding and halters. The smoke detection system has been installed since 2006. There are four systems at low level. They all have battery controlled and wireless systems. At high level, we have an aspirating pipe with nozzles, and we have permanently functioning panels that are drawing air through, wireless controls, and they all run to a master panel, a slave panel, and it's connected electronically to the whole estate. Similarly, for the hard of hearing, there are now new electronic systems that run the induction loop. There are now seven wireless microphones with batteries. There are two wired microphones. There are transmitters and receivers on the walls. The choir is microphoned, the organ is microphoned, in order that the sound goes down the nave at the same pace. And these are refinements, so you see the work going on to add all of this. These are all interventions in the cathedral, and they all bring stresses and heat loads and equipment. For visual reference, we now have 15 television monitors, we have 12 mains powered cameras, the organ is now equipped with a low voltage power system, and that involves digital transmission, one for each section. And the red section here is a list of everything that has been changed in the last 7 years, even though it is only dating from 2005. Now, realistically, we've heard from others. We know what's going on in our buildings. The high humidity that causes organic materials to fail. It causes the inorganic materials to have salt and to stress from delamination and friability. In general, the building fabric and the internal artifacts require a stable temperature and moisture conditions. And we really had that before modern technology, which just had unheated churches that got sun in the daytime and cool in the night. So controlling the water penetration, the humidity, the temperature are now important for our long-term preservation. And the poor controls are particularly problematic for the maintenance and the tuning of the organs and of the electronic devices, which are dying when the temperatures go above 30 degrees, which they now do. So the maintenance of the building environment is not just about the historic fabric and its protection. It's actually about the building being more welcoming, more fit for purpose as a center for Catholic worship in London. So I have briefed Tobit on seven matters where the clergy either wish to introduce new projects or have become aware of environmental degradation. And in preparation for that, we'll be doing a 12-month period of monitoring. You've seen what's going on from the other cathedrals. And we started with an infrared thermal site survey in August, and during winter we will do it again to find out more what is going on. Now, one project is that the sacristy ceiling is the one place with a void above it, below the main roof. It used to be ventilated, and I've closed the vent because we have pollution inside the void that is slippy. It was not slippy in 2004 when I inspected, but it is either tree pollen or traffic grime. It is settling. And in these vaults here, there are gaps, and we believe that the pollution is landing into the sanctuary. So we are going to have a program of monitoring the humidity, the condensation, the heat loss, and the air movement in the roof void and the particulates, and to see whether where I have closed the roof void from air transmission, whether that is produced in condensation. So every intervention has a problem. We intervened on the roof here in the north transept to stop water coming down, but we also added a balcony to get from one roof to another. And that means that this plaster is fresh or clean and new. And 2 years later, we have streaks running down the fresh plaster. And we don't know whether that is water, because actually we've resolved that parapet, or whether it is condensation. So we'll be monitoring that to find out. Now, the cathedral organ loft has two big openings directly from the church
into it, and the chambers, the swell in a box, and the grate is open. The air is drawn from the cathedral through this opening to the blowers, from the blowers into the wind chests. This is a rank of pipes gone, but you can see the dust and the pollution coming through the instrument. Now, we don't know whether that is mainly pollen, dust, incense, or traffic grime, petrocarbons. The organ loft itself is in good condition. It's a heavy brick building, and these windows have been bricked up. We don't know if the roof has got insulation or not, but we'll find that out this winter. You see all these electromechanical motors that are being affected. These were all renewed in 2018, and this year we found that the heat and the grime has caused these leathers to slip, and we have to do the work again when we've resolved the environmental conditions. So our processes are not creating sustainable buildings, they are creating sustainable problems, which will worry me and my predecessors' successors. The organ is not well placed. It blasts the clergy with sound. And so when we are considering a new organ, there was talk of the West End. But at the West End, you have the huge temperature volume changes from the sun, because it actually faces southeast, and you have the air and temperature changes from the entrance porch. And any project on the gallery there will hide Harry Clark's amazing studio work of this coronation of Mary, and that really is not the place. So the music department are changing their attention to a much more internal part of the cathedral, the sanctuary here, the aisle, the Peter Chantry from Pugin, and the big Lady Chapel built in the 60s. So this place above the Peter Chantry and in the nave is a much more stable environment for a new organ. But we need to know, how stable is it? What is the temperature? What is the humidity? What is the solar gain? What are the shadows and sun effects? And that information will give us the technical data to design a new instrument. The clergy want to produce a new history window here. The papal window from 1982, the visit of John Paul, is commemorative, but it lies in the line of the glass. If we replace that glass with the existing glass, we have the problems for our successors that Alex at York and Laura at York are trying to deal with at over £700,000 a year. So we hope to put the new glazing into a channel in the old groove, to put the environmental glazing on the outside, and to put the new glazing here. And Tobit Curtis will mount on our windows sensors for the solar gain, temperature, humidity, and they will try to assess what happens when these trees are fully foliate in the summer and in the winter, and when they have been cut back every 10 years, which affects the story. Now, we know at the West Porch that this is a general picture of congregation. They bring in heat, 100 watts. They breathe 30 kilograms per hour of moisture when they're sitting, 70 kilograms when they're active or singing. This is the heat after an ordinary weekday mass where people have sat. The outside doors are normally open. The pairs of internal doors are normally closed. That would be good, but there's only 2 meters between indoors and outdoors, so increasingly they are being left open. So now there's also a project to bring the porch into. This is a very small model idea, but the fabric committee wants a much larger 4 meters, 6 meters. And we know from Ely that when they introduced a new porch, it created a wind effect on the outside, and the ancient stonework has begun to damage with the scour effect of the internal porch. So we have to know this data before we intervene in our cathedrals. My tragedy, my mental tragedy, is that we have done all our parapets and yet the water is still coming in. And as Alex said, we are now overwhelmed by the amount of water. The outflows and the overflows are not sufficient. But we have to read the data very, very closely if we want to recreate Victorian paint schemes into the chapels. We must know that this is dry, but we must also understand this blue is not water. This is the shadow effect of the turret, and the consultants thought it to be water. So you have to really interpret the data that you get back. We see thermographic stability in the roof, but it's warm. And we see heat losses at doors and windows,
And here we do see genuine water on plaster that I'll come back at the end that we've already repaired once. So we need to stop this cycle of repair and ruination, repair and degradation. The objectives, the tools will include thermal imaging, spot tests for humidity and ambient temperature and surface temperature, of course, spot tests using electrical capacitance, microwave and resistance for the superficial liquid water distribution to understand the possibility of condensation. And the results of the survey will be in a fully illustrated report from Tobit. These documents will be in the transactions, Tobit and Robin Pender at English Heritage and many others. We'll be carrying out a radio testing. The design of the environmental monitoring system has followed the initial assessment, and the parameters, of course, relative humidity, ambient temperature, surface temperature, and we'll calculate from the readings absolute humidity, partial and saturated vapor pressure, and dew point temperature. Now, there'll be a process of transmitters and receivers, and the external data will also be measured in order to compare the capacity of the buffering in the cathedral, and it's reckoned that we'll take 15-minute intervals through a whole year. The monitoring will be LTEC's unit, a squirrel unit here, and it will be have sensors from Sensirion, and there'll be surface temperature using EUU thermistors. LTEC's own Darker Heritage software will help to analyze, and Microsoft Excel will present the data. There needs to be power for the data logger, but not for these, which are batteries. The monitoring locations will be moved after the first few months if they need to be. 12-month process will produce analysis and interpretation, and that will all be charted in the hope that I will understand enough to make proposals. So the proposals at the moment, we believe, for the organ and for the extension of the west porch should be manageable if they're well designed. The proposal for insulation in the ceiling needs to be very cautiously thought about, because changes in insulation and changes in condensation patterns and ventilation will affect, and we don't know how they'll affect until we model it. And the Compton organ, we really need to know, where are these contaminants coming from? Because if they're coming from outside, then a fresh air from outside is not a helpful project, and we maybe continue to take the air for the new organ from inside. Just a little addendum on the wall plasters. This is a temporary patch deliberately put in 2015 using a Vandex, a cementitious base coat. The cathedral has cementitious base coats all the way through. And we put that in, and 2 years later, it was still white, and the other sacrificial coats had were showing salts. So we thought, wait, great, we can go on, we can put this everywhere. So you see the test plaster, you see the sacrificial coats not surviving with the drawing salt through. You see we cut out all the plaster, we prepare it with the Vandex, and last year that was fine, 3 years later. This year it is completely overwhelmed with water, as is shown in one of Tobit's earlier pictures, just because of the volume of water on the roof. So all our work for the last 5 years inside the cathedral is of nothing until we go back round again. And so I really now worry that before we can get on to these new projects, we're going to have to introduce a different program. A program of overflows, a program of green roofs, a program of reducing the electronic standby heat in the cathedral so that the number of watts that are running in cathedral all the time is not longer there. And I worry that we will spend significant sums of money offsetting obsolescence in equipment and software that is only 20 years old. And the cathedral has been there for 170 years. Alex's cathedral has been there for 1,000 years. They were fine until we came along. We really have to think about that. They were fine until we came along in the 20th century, and now they are not fine. I hope you've enjoyed our differing perspectives. I hope you enjoy the environmental and the architectural. I hope next year to report on the data, and in future to report on the projects. Oops, I don't know how that happened. Please do look at the transactions from Malta with the other papers, and I hope you've enjoyed listening.
And thank you for your attention. The mermaid is busy shitting on our territory. Grazie mille, grazie Jonathan Laut, sempre un nostro ospite abituale e sempre interessanti i suoi interventi. Allora, noi abbiamo concluso in anticipo la sessione della mattina, quindi